Speriamo non ci siano di questi errori, perché a quel punto scavalco e vado in campo, esatto, e esatto, mi danno la dazio. Benvenuti signore e signori, ben ritrovati su Radio Freeside in diretta da Cologno Rialese. E per chi fosse solo la prima volta, impossibile, direi impossibile, no, che nessuno, quasi impossibile, no, noi non passiamo inosservato, no. Comunque, se è la prima volta, noi qua siamo sulla birretta rosso-blu. Qua alla mia destra c'è Tommy Sport e ai piatti Marco Ungaro e io Michigan Show, impossibile che non mi conosca. No, impossibile, soprattutto perché se tifi Bologna, lui è quello che fece il video vecchio sulla Juventus. È vero. E la ragazza che tifava Juve. Esatto, previsto e pluriapprezzato. Pluriapprezzato. Comunque, nella provincia. Se non si fosse capito, qua appunto parliamo di Bologna, i colori rosso e blu non sono del Genova. No. E oggi parliamo di errori arbitrali. A proposito di Juventus proprio, direi. Esatto, no? Di tutte le cose si collegano. Juve, si collega tutto. Esatto. E parliamo di errori arbitrali. Parliamo degli errori arbitrali nei confronti del Bologna, perché è un tema, ragazzi. Sì, è un tema che ci accompagna da tanti anni. Cioè, sì. chi è tifoso lo sa, e chi è tifoso soffre. Soffre per questa cosa, ma quest'anno probabilmente in particolare, perché si vede depredato dei punti che farebbero la differenza tra posizione che attualmente è al settimo posto in classifica e un qualcosa in più. Torniamo indietro con la memoria, torniamo a inizio settembre, quindi c'è ancora il caldo, a differenza di adesso. Sai che io a memoria non ti posso seguire, la tua è infallibile. Torniamo a inizio settembre, anzi, addirittura siamo, mi sembra, ad agosto ancora. Era ancora in ferie allora. Era ancora agosto. E il clima buonissimo, Bologna si sta benissimo, sia sui colli, la serata è delle migliori. Il Bologna sta giocando una partita incredibile contro la Juventus. Sì, è vero. E sei tranquillo, a un certo punto Ndoye viene atterrato di fronte, in area di rigore da Ealing Junior. Rigore per la Juve. No, rigore per la Juve no. Ma diciamo, non viene assegnato un calcio di rigore incredibile, perché Ndoye viene completamente scaraventato a terra. Sì, disarcionato. Disarcionato, esattamente. No, io sto cercando di imitarti il più possibile, cercando dei termini pazzeschi. Aulici. Esatto. Aulici. Io vorrei sapere una cosa su questo. Com'è stata la tua reazione? Visto che tu hai una memoria veramente impeccabile, io vorrei sapere che cosa hai fatto in quel momento. Allora, piccolo aneddoto. Sì. Era la festa di compleanno della mia ragazza. E già, la situazione era critica. Eravamo fuori con tutti i suoi amici, sì, e tutti i nostri amici a tavola. Stavo guardando la partita dal telefono. Comunque ti ha fatto un torto, eh. Sono rimasto di gesso, completamente di Sala gesso. Gessi. Sono stato quasi, direi, stavo scoppiando dentro. Mi sono alzato da tavolo. Sei uscito? Sono andato, no, eravamo già fuori. Eri già fuori. Il clima era buonissimo, quindi sei lì a tavola, stai pasteggiando qualche tigella, qualche crescentina. Sì? Ho preso, sono andato in macchina, ho cacciato un urlo. Beh, preistorico. un classico, è l'unico modo per sfogarsi. Sì, pensavo avessi cambiato ma... stato per urlare invece. Quasi, ho tirato giù i finestrini della macchina con l'urlo. Mi ero già immaginato te, sono salito in macchina, ho fatto 150 km e ho urlato. E ho urlato tutto il tempo, tutto ovviamente. Il tempo, esattamente. No, pesante. Poi, come al solito, non a caso, capita sempre con loro. Capita sempre con loro, ce ne sono tanti nella storia. È successo, andando indietro, il più clamoroso forse che mi ricordo è Zalaieta, lo stop. Lo stavo per dire. Stop di mano, gol, cioè gol non gol, perché la palla sbatte sulla traversa. Chi c'era difensore centrale? Costa? Che salvò, adesso ti stupisco anch'io. Non era Costa quello che rinviò sulla riga? Potrebbe essere. Sai che l'avevo rimosso? A quella truffa Costa, di Zalaieta. Costa l'avevo rimosso. Costa, veramente. Costa l'avevo uno. Rimosso. In porta chi c'era? Antonioli. No, sì, Antonioli in porta. Probabilmente Antonioli. Antonioli, sì. E sì, ma tornando, cioè veramente quello lì fu clamoroso, perché anche poi Caressa, che era al commento della partita, è vero, su Sky, disse: ma no, ma cosa si lamentano? Non è assolutamente stop di mano ed è gol. La riguarda il replay e dice: ma però. Però insomma. In effetti. Insomma. Ma la palla è di mano, forse. Vediamo se. E poi, se non sbaglio, arbitrava Collina.
No, non mi ricordo. Non c'era Collina. Collina non poteva arbitrare il Bologna perché mi sa che è nato. Che era Bologna, di Bologna, esatto. Quindi non ha mai potuto arbitrare il Bolo. Non mi ricordo, però eravamo in B. L'anno di B contro la Juventus, l'unico anno di B che ha fatto la Juve. Sì, potrebbe, dopo Calciopoli. Potrebbe essere. E... di qua la memoria mi inganna. Ho indovinato Costa, ma non, sì, non arrivo fin là. Ma tornando indietro, ce ne sono anche di peggio, forse. Esatto. C'è. 2002-2003 quando ci ruba la partita con Cipriani, vabbè, lì potremmo sì, sì, lì, quella me la ricordo, lì potremmo andare veramente tanto indietro con la Juventus, ma torniamo alla stagione, rimaniamo attuale, esatto, nella attualmente, perché vabbè, lì sono due punti e la cosa che scoccia soprattutto diciamo il tifoso bolognese è che era in vantaggio perché aveva fatto gol Ferguson, sì, lì potevi andare 2-0 sul rigore ed espulsione, quindi dai, diciamocelo. Anche se non avesse segnato il rigore il Bologna, comunque la Juventus era in 10 e in balia dell'avversario. Sì. Noi non vinciamo a Torino da... io probabilmente non ero ancora nato. Dei secoli nei secoli. 98 forse, non mi ricordo. Comunque, no, non è vero, col gol di Divaio. Abbiamo vinto 2-0 gol di Divaio del la tua memoria 2010 qualcosa. E, vabbè, lì potevamo andare 2-0, non hai, sì, chiuso la partita. E dall'altra parte, gol della Juventus che... scaturisce da una palla in profondità di Pogba che non poteva, sì, non avrebbe potuto giocare quella partita perché in realtà era dopato. È uscito, è uscito poco tempo dopo. Veramente, quindi, veramente. Quindi era dopato. Maledetti. Pogba, palla di Ealing che doveva essere espulso sulla palla di fronte alla, sì, porta, sì, palla in mezzo, gol. Vabbè, quindi la solita classica, grande truffa. E poi ricordo che quella partita al Bologna era, come dicevi tu, particolarmente in forma era, e la Juve in forma, particolarmente sotto forma. Esatto. E, niente, poi continuiamo con le partite. Poi andiamo avanti perché comunque, sì, il Bologna continua la stagione, continua ottimamente. Sì. E arriviamo a Monza, che secondo me è stata una partita molto bella, strana. Sì. Ma che ha un altro errore macroscopico arbitrale, che è quello su Zirkzee, perché il gol nel quale Zirkzee anticipa Caldirola, sì, mette il pallone in mezzo il Bologna, gol di Ferguson e viene annullato. Ecco, lì non mi sento di dire che i tre punti erano in tasca, perché comunque era ancora molto presto nella partita, facevi un 1-0. Sì. Monza dicono che è un campo sempre molto difficile, molto ostico, però sì, secondo me era la portata invece, ci avrei creduto su quel gol lì. Sì, era la portata, però comunque il Monza aveva dimostrato di essere in partita. Fra parentesi, era una delle nostre, sì, prime puntate con la birretta rosso-blu, se ti ricordi. Ero qua a vederla. Oppala. Cioè, era, noi abbiamo giocato e mentre stavamo registrando il Bologna stava giocando, stava finendo di giocare, okay, me la sono guardata mentre stavamo registrando. Era veramente, qua siamo multitime, per farvi capire le nostre potenzialità. Esatto, se non mi ricordo male. Comunque lì, ci ha messo un po' sei più pro arbitro. Esatto, ci ha messo un pochettino lo zampone, Zirkzee. Sì. Secondo me lì comunque è stato anche una sorta di prestanza fisica a creare l'urto. E ovviamente lui aveva puntato la palla, ha preso la palla, ma sicuramente lo spostamento di questo ammasso di muscoli, di questo bronzo di Riace, sempre per riportare una scultura nel... sui termini classici. Esatto, esatto, ha comportato che lo sbilanciamento del difensore, che forse poteva raggiungere, però sempre dubbio. Io sei molto dubbio. Non è che sto dalla parte degli arbitri, è che boh, nel senso, trovarsi lì in quella situazione, cioè non sono proprio loro ad aver scelto di avere la VAR, loro ci si sono trovati, okay, con la VAR, però difficile, però difficile. In quell'occasione lì la cosa che dà fastidio, che è stata detta, sì, è che il gol non può essere rivisto dal VAR perché non è un chiaro ed evidente errore e l'arbitro valuta il contatto. Ok. Ma io chiedo, ma come fa a non essere un chiaro ed evidente errore se Zirkzee prende palla netta e l'arbitro dice che fallo? Il punto è che dopo diventa tutto realmente molto soggettivo e non più oggettivo. Okay. E quindi nel trovarsi lì penso che saremmo un po' tutti in difficoltà. E quindi non sarebbe meglio una VAR a chiamata dalla panchina? Cioè, dai, come nel tennis c'hai, cioè, i challenge. Sì, sì. Uguale nel calcio.
Cioè, ne hai due a partita, uno per tempo. No, provo, però io, Tommy, ti faccio anche una domanda. Dopo la Juve, come fa a vincere? Cioè, quello è il punto. Non è che puoi dargli. No, dai, che poi dopo ci dicono che siamo anti-juventini. Ah, no, che... no, esatto. No, sì, esatto. Esatto. Potrebbe anche essere vero, ma. Esatto, ma lo lasciamo dedurre lì. A voi. Esatto. E, ultima partita dell'errore arbitrale. Ecco, proprio ultima partita. Ultima vera partita, esatto. Contro il Lecce. Sì. Cosa allora, dici su questo? Secondo me, come ho già detto in radio lunedì, sì, su Radio 108, penso sia più borderline, nel senso che l'errore non è tanto del VAR. Mm-hmm. Che assegna il calcio di rigore, che ci può stare. Sì. Ma l'errore è dell'arbitro che non fischia alla fine della partita. Oh, ecco, infatti era lì che ti volevo. Per me l'ultimo arrembaggio, si vede che lui ha detto: non me la sento di fischiare per il possesso palla. E l'ha fatto, l'ha sì, fatto andare. Però ascoltami, cioè. Allora, sì, ascolto, l'accusa che ha mosso al Bologna era quella di aver perso tempo. Sì. Ok. Chi non lo fa, comunque, fra parentesi. Ma, a parte quello, ma i dati non lo riportano, perché è una delle partite col tempo effettivo più alto della scorsa giornata di Serie A. Sì. Cioè, di solito, ti faccio un esempio, in media si giocano 56 minuti di tempo effettivo, ok? Ok, sì, su sì, fra... 95, certo. 100 minuti di tempo di gara, gioco. Proprio. Il Bologna ne ha giocati contro il Lecce 57-01. Sì. Quindi è già superiore tra la media. Quindi il Bologna non ha perso tempo. Sì, e sì. Poi soprattutto non ammonisci Skorupski per aver perso tempo. Quindi non ci sta. L'argomentazione non regge tanto. Fa male, e fa male. Fa malissimo. Fa veramente tanto male. Thiago Motta in conferenza stampa giù? È andato giù. No, io non ero giù contro il Lecce, andrò a Salerno. Vai a Salerno. Vado ottimo. A Salerno e speriamo non ci siano di questi errori, perché a quel punto scavalco e vado in campo, esatto, e esatto. Mi danno il daspo. Delle due, comunque, Salerno è nettamente più vicino, puoi farti un bel giro sulla costiera amalfitana, sì, ma rilassarti. Giù, si sta bene, si dormi sta bene. Giù, esatto. Però comunque fanno male quei punti che abbiamo lasciato. Fanno molto strada. Male, fanno veramente molto fanno male. Molto dove male. Potevamo essere, Tommy, a quest'ora? Aggiungi 4 punti. Aggiungi 4 dai 22 che abbiamo. Mm-hmm. Sono 26. Sei un punto davanti al Napoli, sei quarto. Un punto davanti al Napoli. Sei quarto. Veramente. Quarto. Mamma mia. Io questo cammino l'hai detto fuori onda, questo cammino magari, Champions. Magari ditecelo voi nei commenti, però cioè nel senso a me sembrano dei punti importanti che magari potranno pesare molto nel corso della stagione. Cioè, quindi tu hai messo i 3 punti dell'ultima gara. Io sì, metto quelli lì e metto i 4 punti in più, che sono 2 punti di Lecce e 2 punti di contro la Juve. Perché quello contro il Monza, secondo me, non cioè, non la lascio testo. Lì, è un buon pareggio a Monza. Monza è un campo molto difficile, va bene così. Mm-hmm, va bene così. Però quello contro la Juve, veramente. Però sì, potevamo essere mia. A 26. Sì. 26 era bella da Dio, eh? Era bella da Dio. Niente, al momento abbiamo esaurito gli errori arbitrali. Fateci sapere che cosa ne pensate. Fateci sapere che cosa fareste. Questa è la domanda. Se fossimo a 26 punti. Ciao ragazzi. Ciao. Qua da Michigan Show, Tommy Sport e Marco Ungaro, anche se non si sente ai piatti. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima.